nuovo acquisto bianco scudato insieme a Marcus Diniz, brasiliano di questo nuovo Padova. Ci parli un po' del tuo arrivo qui bianco scudato. Ma è stato un arrivo subito positivo. Da quando sono arrivato in città, l'ho visto la città, mi è piaciuto tantissimo. E poi con la società tutto, subito ho visto che è una società seria, che vuole far bene. E poi ogni giorno facendo allenamento, vedendo tutto, sono convinto ancora di più. Quali obiettivi ti sei prefissato, insomma, per questa stagione? Ma guarda, gli obiettivi che dico sempre io è di lavorare. Lavoriamo, diamo il massimo e prima pensiamo alla salvezza e poi pensiamo al resto. Tu in Italia hai avuto molte esperienze sia al nord che al sud. Cosa ti aspetti da una piazza come Padova? Ah, Padova è una bella piazza di nome e che ha sempre grosse ambizioni. Io aspetto di fare bene, dare il mio contributo qua per poter aiutare il massimo la società, la squadra. Guardando il tuo curriculum salta all'occhio, insomma, che tu hai avuto un'esperienza in Cina. Allora ci racconti un po' com'è per un brasiliano giocare e vivere in Cina. Guarda, da quando mi hanno fatto mi hanno proposto di andare là, all'inizio ero un po' titubante, non ho dormito per qualche notte insieme a mia moglie. Però dopo andando là ho visto che è un mondo totalmente diverso, però non è quello che vediamo sempre da qua, è un mondo bello, un mondo da vivere, io mi sono trovato benissimo. In tutti i sensi, la vita normale, di campo, di allenamento, di tutto, io mi sono trovato bene, quindi per me è stata un'esperienza bellissima. Tu sei, o ti sei definito, un atleta di Cristo, giusto? Sì. Puoi spiegare ai tifosi biancoscurati cosa significa e come è influito su di te come giocatore, come uomo? No, ma a me mi serve, io atleta di Cristo vuol dire seguire a Gesù, quindi io ho scelto questo cammino qualche anno fa e mi ha cambiato la vita completamente in tutti i sensi. Vivo meglio, sono un ragazzo più felice, tutto questo. Vabbè, il blog è, parliamo dei ragazzi giovani, del settore giovanile in generale in Italia, nel mondo, come vivono, le difficoltà che passano, che possono vivere, affrontare, è una cosa del genere, per far vedere agli altri che non è facile, semplice arrivare, poi magari tutti vedono già in Serie A, Serie B, non è facile, tutti hanno un percorso e quello è un po' spiega in pratica sta cosa. Saluto a tutti, spero di rivedervi presto, io da campo, voi da fuori, tutti insieme che lottiamo solo per un obiettivo.